Il coco me lo sta sgocciolando. Ciao a tutti amici di Arte Piana, facciamo un brevissimo video per far vedere la situazione del pavimento a casa mia dopo circa un mese e mezzo. Principalmente questo video serve per far vedere un pochettino se è complicato o facile da pulire il pavimento. Cominciano ad esserci macchie di caffè, macchie di sugo, insomma quello che capita in un appartamento normale, per cui ci facciamo un giro e ti faccio vedere come li pulisco. Faccio notare che pulisco con un panno e semplice acqua, senza nessun tipo di detersivo. Stiamo facendo una prova solo con acqua. Queste sono le famose sgommate delle scarpe che vengono via benissimo. Peggiore del terrazzo è questa qui, perché in questa zona c'è un vento incredibile e si raccoglie tutto lo sporco del terrazzo. Come vedi ci sono queste palme che col vento tirano fuori l'ira di Dio e si raccolgono tutte quante qua. Adesso vediamo se solo con l'acqua riusciamo a togliere questo, non so nemmeno che roba sia, perché oggettivamente è una roba che non ho mica capito che sia. Questo è un semplice mocio, si chiama mocio Sontara, la particolarità è che ha le frange un po' più larghe rispetto al mocio classico e pulisce un po' più in profondità. Se ti dovesse interessare, noi ce li abbiamo. Ecco qua, dovevo passare una spugnetta perché era più complicato del previsto da togliere, però come vedi si è pulito tutto. E poi lo sporco, quello lì quotidiano, adesso abbiamo pranzato, è caduto un po' di succo di cocomero e ora vediamo di togliere tutto. Sempre con il nostro bel mocio. E si pulisce tutto quanto. Solo con acqua sto pulendo, Non è che sto usando detersivi o roba varia. In conclusione, allora, prima di salutarci, ricordati sempre di mettere un bel like al video e di condividerlo e magari anche di iscriverti al canale. E nulla, la resina si pulisce in maniera molto molto semplice, esattamente come un pavimento diverso, come un pavimento normale. Quindi quando mi chiedete come si pulisce la resina, vi dico tranquillamente come un pavimento normale, ve l'ho dimostrato. Se c'è uno sporco un po' più duro, un po' più ostico, chiaramente dovrà essere trattato magari con dei detersivi. Io ho fatto tutto quanto senza detersivo e magari con delle piccole spugnette leggermente abrasive, ricordati, leggermente, non abrasive, perché altrimenti poi dopo vai a attaccare il protettivo. Ma in linea generale lo sporco che si può produrre dentro casa lo si pulisce tranquillamente con acqua, semplice acqua. Per cui direi che per questa volta è tutto, noi ci vediamo una prossima volta per un nuovo video, ciao e a presto!